E sul tema del Super Green Pass, obbligatorio a partire da oggi anche sui trasporti marittimi, in particolare su quella che è stata la deroga arrivata dal governo con la firma sull'ordinanza del ministro Speranza, abbiamo in collegamento anche l'avvocato Luigi Muro della Procida per tutti, che tra l'altro per primo come movimento politico aveva sollevato dalle isole minori questo grido di allarme. Avvocato, buonasera, Buonasera. soddisfatti di questa deroga o manca ancora qualcosa? Beh, sicuramente siamo soddisfatti per l'attenzione che siamo riusciti a portare a livello nazionale. Manca ancora qualcosa perché abbiamo visto che c'è un limite temporale fino al 10 febbraio e ci sono anche i limiti dettati da motivi appunto di studio e salute. Ripeto, noi siamo convintamente vaccinati con le 3 dosi e crediamo che il vaccino sia la soluzione di questo brutto problema. Però rispettiamo le preoccupazioni di chi la pensa diversamente, rispettiamo lo Stato che a nostro avviso si sta però perdendo in troppe mediazioni, ma altra cosa invece è garantire la continuità territoriale. Quindi noi ci siamo riferiti anche ai nostri riferimenti nazionali, riuscendo a portare avanti questa battaglia. Non basta, ci dispiace che il presidente dell'ANCIM non ci abbia degnato neanche di una risposta alla lettera che per primo abbiamo inviato a lui, ma ognuno ha la sua sensibilità politica. Detto questo, continuiamo a fare la nostra battaglia perché il ruolo della politica, al di là del ruolo che si occupa in amministrazione o in minoranza, è sempre quello di difendere i diritti dei cittadini. Grazie, grazie all'avvocato Grazie Luigi Muro, alla prossima. a voi. Arrivederci. Arrivederci.